Mi chiamo Annabel Hart e sono uno degli autori della guida Lonely Planet su Parigi. Parigi è una delle mete di turismo più famose del mondo. Parigi è caffè coi d'or, il profumo del pane, bicchieri di vino tintinnanti, ristoranti fumosi, tramonti sul fiume. È un bel posto per essere romantici. Sono rimasta sorpresa dalla quantità di cliché che risultano veri. Sei lì seduta e ti passa davanti una donna elegantissima che porta a spasso un barboncino, o vedi qualcuno che va in bicicletta con 5 baguette sotto il braccio, e pensi, oddio, ma è vero? Direi che la prima cosa che vi verrebbe da fare per entrare nell'atmosfera parigina è sedervi a un tavolino di un caffè all'aperto e guardare la gente che passa per strada. Qui è proprio uno sport nazionale. Lo fanno tutti. Penso che una delle cose migliori da fare sia un picnic, per esempio a Jardin de Luxembourg o lungo la Senna. Le immagini che rimangono in mente di più sono quelle con il fiume in mezzo, perché tutti gli edifici più grandiosi sono in qualche modo sulle rive del fiume. Di qui vedete Notre-Dame e la Sainte-Chapelle e alcuni dei monumenti più belli. Ci sono molti mercatini delle pulci, Saint-Ouen, che si trova a Clignancourt. Forse è il più famoso, è il più grande d'Europa. Deve la sua fama ai pezzi d'antiquariato, ma c'è un po' di tutto. Credo che questo sia il suo pregio. Ci sono un sacco di cose da scoprire qui. Su Rue de Rivoli, in un bel edificio occupato al numero 59, vive e lavora dal 99 una comunità artistica particolare. Penso che sia eccezionale il fatto che un edificio di pregio ospiti gli studi di artisti di ogni genere. E siccome cambiano di continuo, si è davvero a contatto con l'avanguardia artistica del momento. Il Paris Roller è un grande evento. Una sera alla settimana porta in giro per la città orde di roller. Credo che sia proprio questo che amo di Parigi, che ha il coraggio di chiudere alcune grandi strade perché la gente possa pattinare tutta insieme. Molta gente ha questa idea preconcetta che i parigini siano arroganti. Sì, hanno un certo atteggiamento, ma il più delle volte, se ci aspettiamo che i francesi siano arroganti, troveremo che lo sono. È un po' come se lo facessero per confermare lo stereotipo. Penso che il segreto stia nello sforzarsi di parlare un po' la loro lingua. Se cominciate con un bonjour e merci e au revoir, è più facile entrare in sintonia.